no. Mare d'Arguido. Abbiamo scambiato con altre Sonia, Sonia non metterebbe mai. Ciao cara. Tutt'al più rossa, scusa. Verde. Ciao Patrizia. Allora oggi è il 25 settembre e il Capo dello Stato ha invitato tutti i neoparlamentari eletti in Europa per un incontro formale. Io avevo pensato di non andarci perché più volte ho chiesto al Capo dello Stato, a Napolitano, di essere ricevuta. Gliel'ho chiesto come cittadina, come presidente dell'Associazione Nazionale Famiglie di Vittime della Mafia e gliel'ho chiesto da europarlamentare. Però no, ho pensato che è assurdo sprecare questa possibilità, perché ogni volta noi chiediamo la sua attenzione, non abbiamo mai la possibilità di parlarci in maniera diretta. Allora ho pensato, ho chiesto a Salvatore Borsellino di darmi un'agenda rossa, noi siamo il popolo delle agende rosse, e di scrivere qualcosa di suo pugno a Napolitano. Così ha fatto Salvatore, questa è l'agenda di Salvatore, scritta. Salvatore ha scritto qualcosa al Capo dello Stato, io adesso recapiterò questa direttamente a lui da parte di Salvatore, vi ricorderò che Salvatore è il fratello di Paolo e gli dirò anche che noi, che gli italiani hanno bisogno di sentire che cosa pensa il Capo dello Stato, hanno bisogno di sentire la sua voce, hanno bisogno di vederlo, vorremmo che fosse un po' più interventista e io lo inviterò ad essere domani con noi a Piazza Navona dalla parte dei cittadini onesti, dalla parte dei cittadini che continuano a chiedere giustizia e verità. L'agenda rossa è diventato il simbolo della richiesta di giustizia e di verità, quindi questo è quello che adesso farò, salirò al Quirinale per consegnare questa agenda e uscirò. Ma è da tanto che ce l'ho. Come va con i colleghi? Al Parlamento Europeo? Come va con Pastella? L'hai incontrato? Bastato uno sguardo. No, ma perché non si guarda? Ma sei bruttissimo. Ecco, ma sei bruttissimo. Sì. Devo andare a parlare con la voce. E altri? Che sensazione fai a voi? Buongiorno Luigi. Quella politica dei fatti. Perché parole ho sentito veramente tante parole in questi anni, poi quando è stato il momento dei fatti, i fatti spesso sono andati esattamente in direzione opposta e contraria alle parole. Parlo per esempio dei temi della mafia, cioè dove stava la politica in questi anni quando noi combattevamo dal fronte? Dove erano? Erano neutrali? O erano di parte sbagliata? No, se loro pensano che uno è entrato in politica per fare chiacchiere, se lo possono scordare. Cioè io credo che questa legislatura anche in Europa deve rappresentare la svolta da questo punto di vista. Cioè la svolta proprio sui temi della trasparenza, la mafia, la questione morale. Poi ben vengano le idee condivisibili, ma che siano accompagnate ai fatti. In nome della politica dei fatti, ditelo a Napolitano se domani vuole essere presente. C'è l'onorevole Alfano qua. Proprio della politica dei fatti. L'onorevole Alfano Sonia. Attenzione. Sì. No, l'onorevole Alfano Angelina. Preciso, visto, precisato a telecamera aperta. Potete lasciare al presidente questo, il fatto quotidiano, indagato pure Alfano? Io lo lascerei così. Ma Alfano di lei? No, no, no. Questo è l'altro Alfano. L'altra faccia. Il nostro Angelino Jolie. Lui è declassato i rifiuti per i morti. Quando tu sei con te, attività loro declassi, quindi l'altro diventa più drammatico. Così i rifiuti pericolosi sono diventati meno. L'intervista non lo sapevi? Non lo sapevi. Ma sai, faccio veramente tante cose. Ma quando lo fai? Stanno entrando ragazzi. Però voi vi dovete fermare qua. Sì, ci fermiamo qua. Allora Sonia, che ha detto Napolitano quando hai consegnato? Ci siamo venduti tutti. Niente, lui era contentissimo di ricevere questo dono, poi quando gli ho detto che era un pensiero scritto da Salvatore Borsellino e stavo consegnando l'agenda rossa che per noi è simbolo di richiesta di giustizia e verità, e c'era un pensiero scritto da Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, e ho notato... Sì. Sei irrigidito. Poi io gli ho detto: guardi, domani noi saremo in piazza per chiedere verità e giustizia, non solo per le stragi, e lui ha detto: guardi, vorremmo invitarla a essere con noi, con i cittadini, e lui ha detto: e chi invitate? Me? Volete invitare me? Gli ho detto sì. Dice: mi sembra improbabile, io non partecipo a nessuna manifestazione. E poi comunque nel discorso ha dato una... stoccata, io penso che sia stata una stoccata a noi, perché ha detto che il Parlamento, le aule del Parlamento europeo non devono fare da cassa di risonanza ciò che succede in Italia. Siccome siamo noi che stiamo portando in Europa ciò che è indecente, di immorale, di scellerato accade in Italia, evidentemente era un'interferenza alla nostra attività. Spero di aver capito male e credo che comunque... Insomma, io mi aspetto invece un Presidente della Repubblica che ci ripensi stanotte e che domani possa essere in piazza con i cittadini. Questo è quello che io mi auguro. Era mio dovere, infatti io gli ho detto, lui mi ha detto: credo sia molto improbabile, io non vengo, non partecipo, è mio dovere invitarla e sperare che lei possa essere presente. Questo è quanto. Evidentemente il nostro lavoro al Parlamento europeo sta incominciando a farsi sentire, non solo con le parole ma con i fatti che stiamo producendo. Noi siamo stati mandati al Parlamento europeo per difendere l'Europa, difendere la democrazia in Italia e portare, laddove è previsto dall'ordinamento, le problematiche italiane anche in Europa. Su questo non defletteremo di un centimetro e anche io ho avuto l'impressione che il Presidente della Repubblica volesse chiaramente non incentivare queste battaglie per i diritti che noi stiamo facendo, perché difendere l'informazione pluralista, l'informazione indipendente, difendere la democrazia, difendere la Costituzione repubblicana non è una questione di parte, non è una questione di Luigi De Magistris e di Sonia Alfano, una questione di Italia dei Valori, è una questione che interessa il Paese. Siccome il Trattato dell'Unione prevede che un Paese può essere denunciato se viola i punti cardine del trattato, uno dei punti cardine è proprio la salvaguardia dello Stato di diritto, a noi nessuno ci metterà il bavaglio, questo sia ben chiaro, portiamo rispetto per tutti ma pretendiamo il rispetto. Anzi, a questo punto dobbiamo, credo sia opportuno ricordare al Presidente Napolitano che abbiamo già presentato anche un'interrogazione il 16 luglio sul Lodo Alfano, su cui noi non faremo un centimetro indietro e anzi veramente siamo disposti a battagliare, perché veramente nessuno si deve permettere di poter calpestare e consentire ad altri di calpestare la nostra Costituzione e la nostra democrazia. Questo credo che debba essere ben chiaro a tutti.